Ciao a tutti, bentornati. Il video prima, ma perché io li giro in fila, voi lo sapete. Nuova lettura, pam, qua la copertina, sempre in digitale, Un fatto così ingiusto e solitario di Brigitte Kemmerer. Pubblicato da Mondadori, è il primo di una trilogia fantasy, parte come un retelling della Bella e la Bestia. Io, memore dell'amore spassionato che ho provato per Akotar di Sarah J. Maas, ho detto: ma sì, leggiamo un altro retelling. Allora, non mi è dispiaciuto, anzi, è stato bellissimo il parallelismo dei due mondi. Dico questo, non me l'aspettavo, io non avevo letto la trama, cioè sapevo solo che era un retelling, ma non avevo letto la trama in sé. Quindi, principe nel castello, spezzare la maledizione, bla 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 bla. Quella, la base è quella, cioè la donna che si deve innamorare di lui per spezzare la maledizione. Bello, devo dire che non mi è dispiaciuto assolutamente. Avrei apprezzato un po' più di parte romance, eh? Non che non ci sia. Un po' più spicy, non dico spicy, però un po' più di introspezione dei personaggi, forse, che non manca, devo dire. Cioè, i personaggi si analizzano anche abbastanza, le loro emozioni, i loro caratteri. Sì, fantastica lei, Harper, la protagonista, è voto 10 più, assolutamente. Però avrei preferito andare un po' più a fondo a livello dei sentimenti dei protagonisti, mettiamola così. È anche un bel po' pieno di azione, interessante, di adrenalina, insomma, la lettura scorre facile facile. Devo dire la verità, voglio leggere il continuo, gli altri due, sì, ma non credo che correrò, l'ho proprio finito 5 minuti fa, per questo ho detto faccio subito il video, ma non credo che correrò a leggerlo subito adesso adesso. Vorrei fare un'altra lettura prima, però è uno di quei romanzi che comunque prima o poi voglio proseguire con la serie, assolutamente sì. Niente, fatemi sapere se l'avete letto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!